Bentornati sul canale di Access00, bentornati in un episodio di Super Mario Odyssey. Siamo su Nintendo Switch e quest'oggi raggiungeremo il regno della luna per fare l'ultimo, almeno credo quello che sia l'ultimo monolite lunare. Non so se ce n'è uno anche sul lato oscuro o meno, però sul regno della luna già è di sicuro perché ve lo ricordo. Perciò faremo le lune del monolito lunare del regno della luna. Le lune del regno della luna, che casino! Siamo alla cresta selenica, ragazzi. Teniamo un po' vestiti così, senza astronauta. Il monolite lunare mette della luce. Andiamo a controllare. Ah, perché mi ha chiesto, a parte il fatto che ora apriremo il monolite lunare in un certo modo, ma perché mi ha chiesto se con che costume avrei concluso il gioco. Sì, non vi preoccupate, useremo quello di Luigi. Tranquilli, ragazzi. Oh, mamma mia, la gravità, la gravità. Come sempre finiremo un gioco di Mario con Luigi, perché mi sembra più che giusto in questo modo. Io ora voglio provare a fare questa cosa che ci porterà nell'abisso qui sotto di noi. Ma ci porterà veramente nell'abisso, ma ci dovevo provare, ragazzi. Era da provare, perfetto. Siamo malissimo. Vai ora, Mario. Ok, almeno ce lo siamo tolto di mezzo. Possiamo aprire il monolito con una certa tranquillità. Ora, per aprirlo, il casino è che devo fare un salto, cioè una sederata come si deve. Vai così, perfetto. Almeno vi ho fatto contenti, c'è chi me l'ha chiesto nei commenti. Farlo con la sederata, aprilo con la sederata. Bene, l'ho aperto con la sederata. La soddisfazione è che questa, almeno l'ultimo, ce lo siamo visto un po' in maniera alternativa. Questo monolito che ora di solito schizzava a livelli epocali, cioè andava veramente lontanissimo rispetto a dove eravamo noi quando c'era la gravità. Senza gravità dove va? Un altro sistema solare, praticamente un'orbita estranea all'universo. Quante diamine di lune ci sono? 2, 4, 6, 8, 10, 11? Pensavo di più, ma ho l'impressione che non saranno per niente semplici, quindi trasferiamoci alla Odyssey e andiamo a fare il primo tubo che, se non ho visto male, è vicino al chiacchierotto, che il chiacchierotto dovrebbe essere qui. Qui è il tutto teorica. Aspettate un attimo che qui forse c'è... Qui c'è una luna! Aspettate che già che ci sono la prendo! Prendere questa è più tosta del previsto forse, però, perché bisogna... Ok. No! Mario! questa volta ti ho preso, sai? È già che c'ero. Era lì. Carina, la vogliamo lasciare lì da sola, strani movimenti del cratere. Portiamola insieme alle altre 811 lune che abbiamo già preso. Mamma mia, fa impressione dirlo. Salgo la chiacchierotto, dovrebbe essere quassù in teoria, tutto teorica. Sì, eccolo qui, il tubo nel quale entrare. Ora, io ho paura di vedere... No, pensavo peggio. Pensavo peggio, mi ero abituato a molto peggio ultimamente. Qui non sento vibrare il controller, però dovremmo poter andare... Perciò dovremmo poter andare tranquilli ed andare in una zona 2D, perché è bellissima la zona 2D senza... Magari senza gravità, magari se ci sto dentro, dice la zona 2D. Tra l'altro ho investito così, è bellissimo il 2D, Mario 2D vestito così. Prendiamoci tutte le monete. Ok, anche meno. Mario, dove vai? Mario, ho paura quando fai così. Ma è tipo una cosa tipo come era il primo Galaxy, o come Galaxy, grosso modo, con il nostro Mario che viene risucchiato dalla gravità dei pianetini. Tra l'altro avevamo già fatto un livello più o meno simile, che se non stavamo attenti volavamo fuori, ve lo ricordate? Era una zona 2D anche quella, e bella tosta per la verità. So se vi torna in mente, ma l'avevamo fatto, ne sono più che sicuro, dove io non riuscivo a beccare l'orbita giusta dei pianetini. Vai, Mario! Di là ci sono spunzoni, quindi anche no. Dovrei saltare qui e cercare una luna, perché ci deve essere una luna da qualche parte, sapete, in questa zona. Noi nel frattempo passiamo da questa parte. Quelle monetine me le sono perse, vabbè. Di qua non vedo altro, quindi solo monete anche qui. Tutto questo mi suona veramente troppo strano. Noi togliamoci di mezzo, perché altrimenti quel guscio di cubo potrebbe darci fastidio. Da tipo ora. C'è niente qua giù? No! Mamma mia! Lì c'è la luna finale. Dov'è l'altra luna? Salto lunghissimo per il nostro Mario. È qua sopra, mi sa. Mi sa che è qua sopra l'altra luna, sapete? Esatto, eccola lì. Ok, con calma e per piacere. Vai ora.
ai confini della galassia. In effetti ci stava, ai confini della galassia. Vai di sotto, Mario, perché altrimenti non usciamo vivi di qui. Mamma mia. Ok, andata. Oh, quella cupa si è riformata, perfetto, meno male, è andata bene. Perché altrimenti sarebbe stato un guaio. Noi continuiamo a procedere da questa parte e prendiamo l'ultima luna di questa zona al centro della galassia. Molto molto carino, mi è piaciuto proprio parecchio questa parte 2D con i pianettini, mi è piaciuta. Piuttosto semplice, me l'aspettavo decisamente più complessa, calcolando che si sta parlando di un mondo della luna. Quindi, cioè di un mondo, di un livello del regno della luna. Perciò mi aspettavo un bel casino. Tra l'altro dovrei anche stare attento per le astroschegge, perché me ne mancano. Ovviamente ci sarà tempo e modo di recuperarle, però insomma, se le vedo, ecco, forse sarebbe meglio prenderle. Ho visto che c'è una luna qui vicino al negozio. Vi dovessi dire dove... Ah, già, ma è qui sotto allora, c'è una luna. Forse è quella nota, non l'avevamo presa? Aspettate un po', che scendo. No, fermo! C'è il tizio del taxi! L'ho visto, dannazione, ho visto adesso! Anche tu qui? Ma è pazzesco! Ne abbiamo fatta di strada al nostro primo incontro nel Regno delle Sabbie, vero? Già. Ti piacciono gli astri, quindi? Allora prendi. Questo è un piccolo pensiero per te. Yes! Altra luna! Oh, vieni qui. Dove va adesso? Turista nel Regno della Luna. Dove hai intenzione di andare? Dubito che ci sia un altro posto capace di sorprendermi più di questo, a meno che non esista uno pieno di funghi rarissimi. È il Regno dei Funghi? Mi stai mettendo alla prova? Perché ho il regno che fa giusto al caso tuo. Ho un paio di cose da sbrigare e poi ti ci porto. Un regno pieno di funghi, che bello, non vedo l'ora. Ok, è al castello di Peach, presumo sia. Perciò lo ritroveremo lì. Tranquilli, ci andremo, anche perché, vi ripeto, ho intenzione di fare il 100% in questo gioco, come state vedendo, tra l'altro. Quindi, non vi preoccupate, ci andremo. Io ora devo... devo trovare il modo di arrivare là sopra, e credo si faccia passando lì da sinistra e prendere quella nota. Vediamo un po' se riesco a non volare di sotto prima. Tanto ci prendiamo 10 monetozze, che schifo non fanno. Mamma mia, il gran salto. Ecco, questo è peggio del previsto. Tipo, scendi adesso, Mario. Bravo. Ho avuto abbastanza fortuna, per la verità. Qui un po' meno. Vai, yes, presa. Eccola qui la luna mancante. Ma la potevo prendere la scorsa volta o no? Perché io quella nota mica me la ricordavo, quella chiave di violino. A caccia di note in assenza di gravità. Io penso che non ci fosse la scorsa volta, perché mi sembrava di esserci salito lassù in alto. Comunque, prossima luna è... No, no, mi rifiuto. Facciamo prima, scusate, la facciamo per ultima. Questa... No, questa è la marcia. La marcia qui, no. La marcia la devo fare. Ok, andiamo alla marcia. È vestito... È un cupo astronauta, bellissimo viola. Ehi amico, hai la faccia da uno di uno a cui piacciono le sfide. Ti piacciono le marce? Molti direbbero di sì, ma non tutti le prendono molto sul serio. Ed è qui che entro in gioco io. Se dimostri di essere all'altezza, ti aggiudichi un premio. Vuoi provarci? E certo, ci mancherebbe altro. Così si fa, sì, immagino la tragedia. No, questa è cattiva. Questa è cattiva. Le regole sono una passeggiata. Ti basta seguire le frecce che vedi per terra. Sì. Non lo farò mai, è larghissimo questo. E per rendere la cosa un po' più difficile, le frecce spariranno dopo un breve tempo. Per vincere questa prova devi ottenere almeno un numero di punti pari a 80. Iniziamo? Iniziamo, ma mi vedo male, francamente. Perché... Allora, qui devo ritornare così. Poi in questo modo. E qui mi sono già perso. Non credo di aver fatto una gran cosa. Quanti ne ho fatti? 71, ci credo, guardate lì in fondo. La prima parte non era andata neanche male fino al craterino. È dopo che ho fatto schifo. Forse sono stato un po' stretta alla fine. Esatto, è un po' largo. Però forse 80 punti stavolta li ho raggiunti. Esatto, 88. Grandi, presa. Bene, questa è tutta tua. Grazie per la luna, Cupa. Molto gentile, l'importante è non rivederla più questa fase. Marcia sulla luna. Ora ce n'erano uno o due qui, perché... Esatto. Immaginavo ce ne fosse un'altra. Sì, la fortuna ti sorride perché è un premio nuovo di pacca. Vuoi provare a giudicartelo? 90 punti, vero stavolta, se non ricordo male. La seconda era da 90. Tra l'altro il percorso è sempre lo stesso. Per fortuna, esatto, 90 punti. Tragedia. Ragazzi, è andata, perfetto. Non era un granché, però 91. Quindi la luna è presa, stavolta al 100. Non lo vedrei neanche col cannocchiale. Perciò marcia sulla luna 2.0. Presa anche questa.
Ah, santa pazienza. Ok, andata. Era la seconda la luna del monolito lunare, non certo la prima. Andiamo a questo tubo. Vediamo un po' di filarci correttamente. Bene, bene così. Cosa ci aspetterà all'interno? Un casino, c'è anche il polipozzo. Ma qui la gravità ora è normale, però, esatto. No, è sempre alterata. Io quei cerchi li vorrei prendere, ma mi sa che per prenderli ci finirò male. Però ci provo. Vai adesso così, Mario. Uno solo l'ho preso, ma almeno quello è andato. Ora, qui ci siamo arrivati vivi. Mentre per prendere quell'affare dovrei fare così. Ok, alla prima. Zitti, gli è andata bene. Zitti, gli è andato tutto bene. Tutto regolare, tutto tranquillo. Meno male. Ora, qui ci sta che ci siano anche tre monete. Tre astroschegge, mi sembra che siano qui le monete del regno. Ho visto una luna prima. Ora ve la faccio rivedere. Qui sotto c'è niente. Sembra di no, a parte quel cerchio di monete. Lassù in alto c'è una luna. Mentre magari credo che la luna finale sia laggiù, esatto. Però non vedo monete del regno. Un po' strana come cosa. Come cosa? Decisamente strana. Mi chiedete cosa ho fatto, ma sono passato di qua. Mamma mia, ok, è andata. Zitti tutti che è andata. Adesso, da questa parte, neanche una moneta del regno. Mentre noto che si può arrivare fino in cima. Io momentaneamente lascerei perdere e magari ci andrei dalla parte di là, che mi sembra ci sia modo salire, anche dalla parte opposta, credo. Quindi magari, ecco, usiamo quella... Ah, no! Salta! No! Perché mi ha colpito? Ci stavo riuscendo a tornare via di lì. Peccato, mi ha colpito il polipozzo. No, perché altrimenti ce l'avevo fatta, ero tornato via. Dannazione. Oh, cattivissimo questo. Mamma mia, no. Dannatissimo polipozzo. Quell'affare ti colpisce. Io lo lascerei stare, allora, il polipo. Facciamo così. Facciamo che non c'è modo a lasciarlo stare. Volevo... No, aspetta. No, non era finita. Potevo usare il salto a parete tra i due laterali. Forse ci sarei risalito. Se adesso io dribblo direttamente il polipozzo, facendo magari sto facendo così. E questo tolto. Ora dove rimango esattamente? Ok, polipozzo è andato. Ora devo riuscire a passare di là senza farmi sbattere di sotto, perché è cosa non semplicissima. Vai, adesso, perfetto. Da stare semplicemente un pelino attenti. Adesso ci dovrebbe essere un modo per risalire su, tipo passando da lì. Non è la cosa più semplice, perché c'è un... A parte il fatto, c'era una luna e dovrebbe essere lassù in alto. Ora, fatemi fare due prove, va. Grandi. Qui un po' meno, ma grandissimi così a caso. A caso siamo arrivati alla luna. Yes! A caso neanche tanto, però oscillazione al quadrato. L'ho trovato a caso il metodo ottimo per fare questa parte. Non è che era tanto a caso il salto, però era il metodo che l'ho trovato a caso. Siamo sopravvissuti, zitti tutti che sono sopravvissuti. Adesso c'è da saltare qui. Poi da quest'altra parte prendere almeno... No, no! Perché l'avevo finito? L'avevo finito, era arrivato in fondo. Non importava neanche andare qui, bastava fare un salto in lungo ed arrivare direttamente dal polipo. Mario, stai buono con Cappili. Ok, e stavolta passo di là direttamente dribblando il polipozzo. Non mi interessa lì il polipo, veramente. Attraversamento altalenante, altra luna presa. Oh yes, non è che davvero qui ci sono... C'è un qualche tipo di moneta del regno, no? Era proprio di no, ok. Ce ne andiamo. Non ne ho viste da nessuna parte. Spero di non essermele dimenticate. La prossima luna che ci andiamo a vedere è qui, al ponte vicino all'altopiano delle campanelle, che è un Athletic Tuck, tra l'altro.
Tanto il rumore che sentite è il polipozzo che mi ha sparato un affare. Come ci arrivo lì in tempo? Non lo so, proviamoci. No, non ho cappi! Ale, cappi, non ce l'hai quando fai le athletic tac. Dannazione, Ale, non c'hai cappi. Perché mi viene da usare cappi? Yes, yes, athletic tac 2. Mamma mia, questa era piuttosto del previsto. Sinceramente, mamma mia, ok, l'importante è comunque averla presa. Che non si sa mai, qua ce n'è un'altra che non ho idea di dove... Come faccio ad arrivare lassù in alto? Che salto devo fare per arrivarci? Allora, guardando intorno non ci sono punti alti che mi permettano di arrivare fin quassù in alto. Perché guardate dove rimane, cioè non si vede neanche da quanto è alta. Perciò come ci faccio ad andare lassù in alto? Forse da qui usando un fiore? Col turbo? Facendo tipo rampa di lancio da questi affari? Perché era qui un fiore, l'ho visto prima. Io ci provo, male male mi sfianco lì con un salto a questa parete. Vediamo un po' che succede, dai. Peggio di così non può andare di quello che ho fatto. Appunto, una bomba clamorosa. Quindi no, direi che non si fa neanche così. Direi che la faremo dopo, perché non mi viene in mente niente. Noi procediamo alla collina dell'Unione, che lì c'è un'altra luna. O devo catturare qualcosa, perché lassù non ci si arriva normalmente. È che non ricordo, c'è un planosauro qui. Cosa c'è per arrivare alti? Non mi ricordo, non me lo ricordo questa zona ora di preciso. La luna era qui sotto? Vediamo un po' di non volare, troppo di sotto, appunto. Ah, rimane lì vicino all'imbicia. Perfetto, scendiamo. Non troppo, yes. Era questa, nascosta sulla parete del dirupo. Ma io ci posso ritornare di sopra eventualmente, tipo... Ma anche no, sembra almeno. No, ok, perfetto, lascio perdere. Qui c'è la corsa, la farei dopo, andrei a questa, sinceramente. Lì c'è un checkpoint che mi ero saltato e me l'avevate anche scritto nei commenti. Quindi io vi ringrazio. Questi spicchi li avevamo presi? Che me lo ricordo. La rana! Ecco come si fa ad arrivare lassù in alto. Yes, ok, per prendere questa, ragazzi, la rana. Mamma mia, però se è lunga tornare indietro, adesso. Molto lunga tornare là. Ci rivediamo dire... Mamma mia, che salti che facciamo con questa ranocchia. Wow. Scusate, io sto facendo dei salti normali, ma col super salto dove diamine arriviamo? Orbita. Rana chiama luna, rana chiama luna. In teoria basta un salto normale per arrivarci. Perciò guardiamo un po' di fare un bel super salto. E non ne parliamo più, tipo così. Ora vediamo un attimo se... Mamma mia, quanto siamo alti. Che hai preso? Salti a rana sulla luna. Infatti ci voleva la rana per arrivarci, Ale. Mamma mia, mi riteletrasporto qui. Andiamo a prendere quest'altra luna e poi ci facciamo la corsa. Mamma, la corsa no. Che diamine è quella cosa? Che è? Ah, è tipo un uccellino invece degli uccellini che ci hanno messo gli UFO. Questa è una chicca, ragazzi. Questa è una chicca vera e propria. Quindi ci si avvicina in questo modo e poi si lancia cappi. Ok, che chicca che è questa? Scusate, ve lo dovevo far vedere. C'è un... Sembra un fiorellino dentro. Che c'è? Bellissimo! Allora, non sta funzionando sta cosa. Quindi dovrò trovare un metodo alternativo, forse? Perché va via. Come lo prendo? Ma dov'è che sta andando? Oggetto volante non è difficile. Non l'ho capita! Ho messo la visuale in prima persona perché volevo vedere dove andava. Perché zooma un po' la visuale in prima persona. Come si può vedere? Di poco, ma un po' zooma. E volevo vedere dove andava. E... mi ha dato la luna.
Ok, quindi non ho idea di che cosa dirvi. Forse dovete mettervi lì, farlo scappare e poi mettere la visuale in prima persona guardandolo. Salve, Koopa. Faccio parte dei corridori giramondo. Visitiamo i vari regni alla ricerca di atleti. E lo sappiamo ormai, piuttosto. Sì, ci sto. Purtroppo ci devo stare, anche se devo dire che forse qui la corsa sulla luna forse è piuttosto divertente, perché col fatto della gravità alterata, eccetera, secondo me verrà fuori una gran bella corsa, forse. Vediamo un attimo come funziona la corsa dei Koopa. Magari ce la vediamo questa insieme, perché secondo me è divertente. Ok, intanto andiamo a palla noi, perché è giusto così. Poi corriamo normali. Poi salto il look. Ho sbagliato. Era di sotto. No, Mario, cosa fai? Dannazione. Partito. Ho sbagliato due salti in fila. È stata una cosa incredibile proprio. E stavolta il salto è venuto. Ora vediamo un po' di far venire anche l'altro. Vai. Poi ancora. E non ci arriviamo. Vediamo un po' se arriviamo magari a quel ponte invece di arrivare alla sporgenza là. Che magari arrivare al ponte forse ci comoda. Esatto. Io qui ho rallentato di brutto. Però ci può stare. Vai così, Mario, perfetto. Poi prosegui. Che qui è tutta dritta adesso praticamente. No, Mario, occhio però. È tutta dritta, ma almeno falle. Ah, falle per bene qui le cose. Perché sennò è un problema. Sto perdendo tempo, lo so, ovviamente non farò il tempo record o altro. Però insomma credo che di aver preso più o meno il percorso, uno dei percorsi sono un altro più veloci in assoluto. Ora vediamo un po' qui di fare una bella scalata. Secondo me forse col salto col cappello si può fare questa parte finale. Non saprei, però ho quest'idea. 55-51 sarà ancora anche da migliorare per dopo. Perché secondo me non è malissimo come tempo. Nel senso, anche per la Koopa d'oro forse così ce la facciamo lo stesso. Grazie per la luna. Ovviamente vi taglio la parte della Koopa d'oro. Vi metterò corsa standard. Intanto la luna vi metterò solo se migliora il tempo. Perché non è detto che lo migliori per la Koopa d'oro, questo tempo. Come vi dicevo, non l'ho migliorato il tempo. Perciò vi avrò fatto vedere semplicemente alla fine. Però abbiamo battuto lo stesso la Koopa d'oro. A 58,20 ho fatto, infatti prima avevo fatto 55,51 e l'ho fatta abbastanza bene subito la gara. Perciò bene così, ok. L'importante è aver comunque preso la luna, corsa master, è questo il motivo di questo episodio. Perciò alla grande, vediamoci un attimo la leaderboard. Classifica mondiale, sono 35.299esimo, vediamo un po' il primo chi è. Il primo è Tuval in 32,93, il secondo è LJ Marv in 33,32. Questo LJ Marv l'abbiamo trovato diverse volte, per la verità, nella lista mondiale, ma parecchie volte. Poi Hey There, bellissimo, Hey There, bellissimo, in 33 e 39. Poi la classifica amici, sono 13esimo, quasi nella top 20, della top 10. Top 20 ci sono dentro, è la top 10, che quasi è lì, ci sono vicino, dannazione. 55-51, primo, c'è Lele891, tanto per cambiare, tra l'altro in un grandissimo tempo, 37-09, wow, gran tempo Lele. Veramente un ottimo tempo. Wow, veramente. Poi Andrea, secondo in 45 e 24. Terzo, Super Antox in 50 e 92. È un po' più staccato Andrea, ancora un po' più staccato Super Antox. E poi via via tutti gli altri abbastanza ravvicinati, per la verità. Poi via via, appunto, come dicevo, tutti gli altri, fino ad arrivare fino alla fine con... Questo l'avete fatto veramente in tanti, questa corsa. A Dark Joker ultimo in 1 minuto 7 secondi 42 centesimi. Perciò allora direi che non ci sono più lune del monolito lunare, infatti. Ah già, la cresta selenica, dovevamo leggere il coso. Cubi avvolti nel mistero, a causa delle loro peculiari proprietà, difficile immaginare che questi monoliti lunari si siano formati naturalmente. Eppure sulla superficie lunare se ne trovano in gran numero. Rocce simili sono state rinvenute anche sulla superficie del pianeta, sebbene i motivi della loro formazione restino avvolti nel mistero. Se ne consiglia lo studio ravvicinato. Le profondità lunari. Eppure mi sembrava di averlo letto questo volantino. Di storie... No, questo l'avevo letto. Io comunque ve lo lascio, anche se non ve lo leggo, ma ve lo faccio vedere se non altro il volantino. Con il regno in tre punti. Guardate carina l'immagine sotto con il logo di Crazy Cap. Forme di vita lunari e la sala nunziale. Bello, qui ve lo lascio un attimo. Anche qui, almeno se volete leggere, basta che mettiate pausa il video, ve lo leggete senza problemi. Abitanti conigli. Bellissimo! Industria, turismo e matrimoni.
A forma di astroscheggia la valuta, giustamente, tra l'altro. Comunque, allora, direi che in questo episodio ci salutiamo qui. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter, seguirmi su Instagram e Telegram e aggiungermi agli amici di Steam, PlayStation Network e Nintendo Wii U. Vi ricordo che ho la lista amici Nintendo Switch piena con questa vista e con il nostro Mario così, bellino in questo modo, lui se ne frega proprio di non poter respirare nello spazio. Ci salutiamo e alla prossima.